Buondibattiste.it, Dylan Dog 404, ovvero il quarto numero del ciclo Dylan Dog 666, che rinarra in qualche modo il canone dylandoghiano, va a riprendere le origini e le mette in scena in modo moderno e anche con una diversa sensibilità da parte degli autori e dei disegnatori che realizzano le storie. Al timone di questa grande operazione c'è Roberto Recchioni, che firma la sceneggiatura di Anna per sempre, una riscrittura del Fantasma di Anna Never, quarto numero della serie originale, storico albo di Sclavi, quarto albo del classico Dylan Dog e anche quarto albo del Dylan Dog 666. Una coincidenza? Non del tutto, e stiamo appunto ripercorrendo quelle storie da un altro punto di vista, con uno stile di narrazione appunto fresco, che non annoia chi conosce già le storie, forse potrebbe far infastidire i più conservatori, ma a noi piace e siamo convinti che può anche catturare un pubblico più giovane, un pubblico più moderno, contemporaneo, perché è una narrazione al passo coi tempi. Gnaghi si sta lentamente ritagliando il suo spazio come spalla di Dylan Dog adorabile, perché inizialmente ci sembrava soltanto un ritardato, ma lo vediamo ascoltare musica colta e leggere libri complessi, quindi sotto sotto qualcosa c'è in quel cuoricino. Abbiamo scoperto che ha la sindrome di Down, che mi sembra una mossa, una bella mossa dal punto di vista dell'inclusività, ma anche una mossa abbastanza sapida, perché permette al personaggio di ritagliarsi il suo spazio nella serie come sostituto ingombrante di Groucho, ed è Down. Vai a dire qualcosa contro i Down oggi. Scherzi a parte, no, una bella mossa di inclusività, ma parliamo di questo episodio. Anna per sempre è il miglior capitolo di Dylan Dog 666, mostra le potenzialità di questa riscrittura, che io vedo molto simile all'universo Ultimate della Marvel, ovvero un remake intelligente. Io non sono per nulla un detrattore dell'universo Ultimate, anzi penso che i primi 5 anni dell'universo Ultimate siano probabilmente una delle fasi più brillanti della Marvel degli ultimi decenni. Perché? Perché prendevano delle storie originali, le reinventavano in modo moderno, con dei riferimenti che i fan di vecchia data potevano cogliere, inserendo il tutto in un contesto più moderno, ed è quello che sta succedendo in questo Dylan Dog. Anna Never è una fiamma di Dylan Dog, uno dei personaggi forse più amati fra le numerose fanciulle che ha amato il nostro indagatore dell'incubo, e questa versione è altrettanto indimenticabile. Si imprime nel lettore perché si fa amare, il rapporto con Dylan Dog è tutt'altro che una storiellina d'amore da luna di miele, anzi è un rapporto travagliato, è un rapporto che porta il protagonista a riflettere sui suoi lati oscuri. Dylan Dog non è l'eroe perfetto, non lo è mai stato, e sta sempre scavando di più nel torbido. In questo numero abbiamo due grandi avversari. Dylan Dog deve affrontare due grandi nemici. Uno è un nemico che viene da dentro, con cui ha sempre dovuto convivere, e l'altro è un altro nemico, cerco di non spoilerare, che bene o male con cui ha dovuto convivere, però viene da fuori, è un volto noto che Recchioni ha saputo portare intelligentemente nel mondo di Dylan Dog, di dargli un ruolo di rilievo nella mitologia, e collegarlo ad Anna Never è una mossa furbissima. Questo episodio scava nell'animo umano, e lo fa anche attraverso una sequenza centrale, una trentina di pagine completamente mute. Fantastiche, c'è anche un omaggio di Gerasi, il disegnatore di questa storia, al Corrado Roy del numero 4 di Dylan Dog, una tavola rifatta in modo identico, a mio parere addirittura migliorata. E
Queste 30 pagine mute sono un gioiello dal punto di vista grafico, ma anche di sceneggiatura, perché ci sono delle sequenze speculari, dei momenti di vita diversi fra Anna e Dylan Dog, che convivono, hanno una relazione d'amore, di passione, di sesso, ma dovranno affrontare anche i fantasmi che inevitabilmente ci sono nel passato di ognuno e che quando saltano fuori una relazione possono far traballare il tutto. Questo sfocerà in un incubo horror, sempre di Dylan Dog stiamo parlando, ma riflessivo ed emozionante. Emozionante perché è fumetto nella sua forma più pura. Quando i disegni parlano, vuol dire che il fumetto sta facendo un buon lavoro. Il Dylan Dog di Recchioni è sempre più frenetico, oserei dire, è sempre meno verboso. C'è stata una fase del Dylan Dog degli ultimi anni, pre Recchioni, in cui, come molti fumetti Bonelli, le tavole strabordavano balune dialoghi. Sta diventando sempre più cinematografico, sempre più visivo e questo processo è messo sotto gli occhi di tutti con queste 30 pagine mute, 30 pagine di narrazione visiva, quello che dovrebbe fare un fumetto. Gran bel numero. Mi permetto di fare una riflessione sul finale perché il Dylan Dog sta prendendo una piega che qualitativamente, wow, nella struttura io ho qualche dubbio su una soluzione che senza dubbio potrà avere la sua efficacia per le vendite probabilmente, perché cosa succede? Se non state seguendo Dylan Dog, già da qualche numero le ultime pagine sono un'anteprima del numero successivo. Succede anche in questo numero, si conclude la storia di Anna per sempre e poi c'è un po' quello che è la scena dopo i titoli di coda, un lancio, un teaser di quello che verrà dopo. Avviene in molti telefilm anche. Le ultime sei tavole di questo albo sono una vera e propria anteprima di quello che ci sarà nel prossimo numero. Scopriamo quale sarà la minaccia, la intuiamo, vediamo un'anteprima anche dei disegni, perché le ultime sei tavole sono disegnate dal disegnatore del numero 405. Quindi è proprio una delocalizzazione di quelle che tradizionalmente sarebbero state le prime sei pagine del numero 405, le vediamo alla fine del 404. In questo modo si fa una pubblicità al numero successivo, è una mossa furba, si sta puntando molto sulla serialità di Dylan Dog. È chiaro che c'è una visione che vuole far considerare sempre meno un albo di Dylan Dog come un'avventura autoconclusiva, sempre meno come un Dylan Dog antologico che ogni mese ci racconta una storia diversa. Anche il ciclo della Meteora era un tentativo di muoversi in questa direzione, così da fidelizzare il lettore e così da farlo seguire tutti i mesi, non solo un mese ogni tanto quando c'è una storia di spia o quando magari uno passa in stazione e prende un Dylan Dog. Però, non lo so, mi stranisce molto vedere questa catena leggermente sfasata in cui anche graficamente si passa da un disegnatore all'altro per avere un'anteprima del numero successivo. L'oggetto fisico albo mi manca di omogeneità, di conclusione, di una quadratura del cerchio. Mi immagino anche io che fra 10 anni mi riprendo un albo di Dylan Dog, vado in gita in montagna, mi infilo questo albo nello zaino per leggerlo, lo leggo e poi, ah no, aspetta, perché c'è già il lancio della storia successiva. È un Dylan Dog meno antologico e più concatenato. È un espediente comprensibilissimo, anche legittimo, mi ha ricordato molto l'esasperazione dei cliffhanger che c'era in Alias di J.J. Abrams. J.J. Abrams aveva premuto il pedale al massimo sui cliffhanger, cioè tutti gli episodi di Alias si concludevano senza concludersi e lo spettatore che era rimasto in sospeso doveva guardare l'episodio successivo e nei primi 5 minuti si chiudeva la storia dell'episodio precedente.
era diventata una cifra stilistica della serie. Qui sta succedendo la stessa cosa, già da un po' di numeri. Vediamo se sarà qualcosa che si chiuderà con Dylan Dog 666 o sarà portata avanti più spesso, più in modo regolare. Penso sarà la seconda ipotesi. È un modo appunto per far sì che il rapporto fra lettore e Dylan Dog non si chiuda con il volume, ma che ci sia un'attesa della storia successiva. A me non fa impazzire, è comprensibilissimo il motivo per cui viene fatto, ma rispetto ad altre serie, ad altre tipologie di narrazione, penso ai comics americani o ai manga, in cui accetto per struttura, per natura intrinseca del fumetto, il fatto che continuerà. Quindi, se io mi leggo Dragon Ball, il numero 27 si continuerà al numero 28, stessa cosa con l'Uomo Ragno 286, la storia continuerà nel numero successivo. Dylan Dog è sempre stato un antologico, una raccolta di storie che nella maggior parte dei casi si chiudevano con l'albo, anche nel ciclo della Meteora, pur essendo parte di una continuity orizzontale, avevano una sua chiusura. Qui c'è proprio questo elemento estraneo che ha proprio preso di peso dal numero successivo e portato un po' in anticipo. Anche perché così chi compra il 405 e non ha comprato il 404 viene in qualche modo punito perché non avrà la storia completa, gli manca il prologo perché è sul 404. Vi piace questa soluzione? Fatecelo sapere nei commenti. Io comunque vi consiglio questo signor albo di Dylan Dog 404, Anna per sempre, pubblicato da Sergio Bonelli, editore.